don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good it hurts. Un cordiale saluto agli amici di Isola Verde TV. Rieccoci ad un nuovo appuntamento con l'angolo del buon gustaio in una cornice davvero originale e suggestiva. Oggi non parliamo soltanto di ristorazione. Ci troviamo nella tenuta del Cannavale, una meravigliosa e sconfinata oasi di verde. Qui sorge l'omonima azienda agricola dove vengono coltivati prodotti esclusivamente biologici con tanto di certificazione europea, un'oasi però nella quale ci si può anche accomodare a tavola e gustare qualche prelibatezza gastronomica tipica della cucina ischitana. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh. When I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. Turn down for who, girl? Another round to help us step the moves up. Yeah, but that round need a measurement ruler. Celebrate life and I'll pay for it. That Cavalli nice next to my tongue for it. Yeah, party all right. Let's all aboard. Let's all aboard, all aboard. Cinguettio degli uccelli, un meraviglioso silenzio, una cornice anche romantica, se non fosse che ci troviamo in compagnia di uno dei soci della Ischia Bio che è titolare della tenuta del Cannavale, l'avvocato Antonio Rispoli. Ne parlavamo prima mentre lo chef era all'opera. Per te questa, prima ancora che un'impresa, è la realizzazione di un sogno. Certo. L'amore per quest'isola, per questi posti incantati che mi ha spinto 5 anni fa ormai a intraprendere questa avventura che, diciamo, anno per anno mi dà sempre maggiori stimoli per continuare ad andare avanti, perché le risposte che stiamo avendo anche dalla gente sono molto incoraggianti e quindi questo sogno piano piano sta prendendo corpo. Qui il tempo sembra essersi fermato, no? Sembra un po' la Liberari Road di Sclaviana memoria. Però un'azienda, per funzionare, specialmente quando si occupa di prodotti biologici, paradossalmente deve coniugare tradizione e innovazione. Allora qui c'è un passato che non si muove, poi chiaramente per lavorare si fa appello anche alle nuove tecnologie. Assolutamente, assolutamente. Grazie a internet, alle nuovi mezzi di comunicazione, anche Facebook, è possibile avvicinare tantissime persone che non sospettavo fossero così attente anche a questi luoghi e ai prodotti biologici che stanno avendo veramente un grande successo. Senti, l'ultima domanda, credo che le immagini abbiano parlato chiaro, però se ti chiedessi 3 buoni motivi per i quali non soltanto i turisti ma anche gli isolani, che spesso sono un po' restii a scoprire il loro territorio, non dovrebbero perdersi una capatina da queste parti? Me l'hai detto stesso tu. Prima, per conoscere veramente Ischia. Ischia ha una sua grandissima tradizione contadina più che marinara. Quindi per conoscere Ischia e la storia di Ischia e degli ischitani bisogna venire in questi luoghi per capire anche le fatiche che ci sono state in passato per portare avanti l'agricoltura, il vigneto, e quindi conoscere Ischia, vivere appunto in un luogo incantato alcuni momenti e mangiare dei prodotti che non facili da reperire sul mercato comune. I love it, and the mother girls, they can't touch it. Competition, that's a whole nother subject. I wanna walk it out in public. You a star, baby, just know. Let's go to the mansion or the condo. That's cold, perfect time, gotta let it flow. You know I'm watching, cause I don't like it. I love it, love it, love it, uh-oh. So good it hurts, I don't want it. I gotta, gotta have it, uh-oh.
I can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. I don't like it, no, I love it. Meet me at the studio, bang a ring just like Rufio. Feel a bass, let your booty go. I wanna get inside it. E siamo arrivati al momento clou di questa puntata dell'Angolo del Buongustaio, che, come vi avevo spiegato in apertura, sarà decisamente particolare, nel senso che oggi non prepareremo un piatto tipico, dunque non assisterete alla preparazione di una ricetta. Il perché forse l'avrete già capito: ci troviamo in un'azienda agricola, lo ripeto ancora una volta, che produce prodotti esclusivamente biologici a centimetri zero, come amano dire quelli della tenuta del Cannavale. Noi ci troviamo in compagnia dello chef Cristoforo. Buongiorno Cristoforo. E che cosa faremo? Prepareremo proprio tutto ciò che la terra, che madre natura ci offre. Dunque ci sarà una batteria, una compilation. Che cosa faremo vedere ai nostri telespettatori? Faremo dei zucchini ripieni con ricotta e pancetta, qualcuno con anche un pezzettino di provola, delle melanzane in pastella, zucchini in pastella e patate. Poi faremo anche un po' di melanzane e zucchine arrostiti e faremo un misto di melanzane, peperoncini verdi, zucchini conditi con pomodoro e salsiccia. E insomma, c'è tanto da vedere, e allora lasciamo Cristoforo all'opera. Guardate che clip, noi torniamo tra pochissimo. Thank you.
Siamo arrivati con la composizione preparata dallo chef Cristoforo che vedete su questa splendida tavola imbandita con prodotti, lo ripeto per l'ennesima volta, rigorosamente biologici, rigorosamente a centimetri zero, al termine di questa puntata decisamente originale dell'angolo del buon gustaio. Con me c'è il nostro Antonio, il saluto è quello rituale con un buon bicchiere di vino, poi a telecamere spente. Penseremo anche al resto. Torniamo presto su Isola Verde TV. Salute. Un'oasi di verde nella zona omonima di Barano d'Ischia. Qui sorge un'azienda agricola con prodotti che vengono coltivati esclusivamente in maniera biologica, con tanto di certificazione europea. Ma si può anche...